Buonasera, 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 buonasera. Porca puttana, no, no. No, scusate, allora facciamo finta che non mi avete visto. Io riesco, voi... Ah, perché mi deve pagare, no, Mauro? Cioè, se è un applauso del cazzo, poi non... Allora, facciamo che non mi avete visto. Io dentro, ma è una roba proprio... Eh? Mamma mia, che... Buonasera, 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 buonasera! Ah! Suonava un po' più come preso per il culo, però diciamo che era già meglio di quello di prima. Bene, questa sera adesso io sono venuto qua un attimino solo per tastare il terreno, per fare da riempitivo, no? Non dovrebbero succedere, insomma, cose particolari. No, abbia pazienza, abbia pazienza. Allora, tutte le volte io ho prenotato la sala, sono qua per lavorare, abbia pazienza, chiedo scusa. Allora, gentilmente, gentilmente, se non ci sono ulteriori interventi, alle ore 22 circa, dichiaro chiusa l'assemblea di condominio. Scusi, ma scusi, 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 scusi. Scusi cosa? No, scusi, dunque, forse c'è un errore proprio di base. No, no. Questa è una serata di spettacolo, queste sono persone venute qua a vedere uno spettacolo, non è una riunione condominiale. No, questi qua sono condomini, ma guardi che facce da condomini, guardi che roba, guardi... Questi qua sono qua di Venaria, ma io li conosco tutti, abbia pazienza, venga a vederli da vicino. Ma sì, ma io non sono, è casa sua che fa come vuole. Ma non è comunque casa mia, io sono l'amministratore di condominio, ho prenotato la sala, arrivo qua, trovo lei qua sul palco della sala parrocchiale, qua, abbia pazienza. Cosa dice? No, difatti io... Intanto si presenti che come viene qui a comandare. Sono il ragionier Cresta, mi conoscono tutti. Ma che figata. Infatti io sono arrivato, l'ho vista sul palco, ho detto sta a vedere che è già arrivato quello dello spurgo Pozzi Neri. Cioè, vestito così ho detto questo qua è ciuccia merda. Ma come ciuccia merda? Ma scusi, intanto moderi i termini, caro signor Cresta. La bassa sta Cresta. No, no, fate pure, perché se capite il termine tecnico, chiedo scusa. Ma che tecnico? Ma... Ho detto ciuccia merda, che tecnico? No, è un termine, è un termine tecnico, è un lavoro come un altro, non si vergogni. Ma non mi vergogno perché non sono un ciuccia merda, sono un comico, sono venuto a intrattenere la gente. La divisa è quella lì, però, abbia pazienza. Le braie un po', cioè così che si bagnano per me stesso. Vabbè, comunque. Ma scusi, che cazzo parla lei, insomma, No, io ma mi neanche sono... Nino Bixio cazzo era vestito così. Scusi, questa qui, ma questo qua, allora, a parte che l'ho comprato all'IKEA, che lo danno... Sì, ma cos'è, in Mogano? Cos'è? È in Mogano, certamente, bravo. Si monta con quelle cose che... con le viti. Esatto, con le brugole. Ma, comunque, allora... Arriviamo al sodo, visto che ha disturbato. Arriviamo al sodo, bravo, come dice sempre sua moglie, in vano, peraltro. Senta, non entri nelle cose private. No, tanto le sanno tutti, non è che sono private. Vabbè, comunque... Allora, gentilmente, soltanto una formalità iniziale, io passerei alla lettura del verbale di assemblea. C'è non da lo ridere. Capisce, non lo capisce. No, no, c'è da ridere perché lei fa ridere, scusi. Comunque, se non la capisce, fa allora, sto verbale. Allora, si accoglie la richiesta di visionare le fatture relative alle spese di ristrutturazione. Non si fidano. Tali fatture sono a disposizione tutti i giorni dalle ore 5 alle 5.30 del mattino. Comodo, cioè, apparentemente. Presso il mio studio, sito al piano primo del rifugio Margherita, a quota 4.250 metri lungo la parete nord del Monte Rosa. Cioè, ragazzo, non può venire nessuno, cioè, ma fino al 4.000 passa metri. No, sente che approvano. Sente... Ma cosa approvano? C'è la funivia fino ai 3.000, poi... Agli ultimi 1.000 metri in parete ce li facciamo così. Quattro passi, poi chi è motivato viene, chi non è interessato sta a casa, abbia pazienza, scusi. Cazzo. Passerei agli interventi... Ma cosa fate gli... Ma scusate, abbiate pazienza, ma gli fate anche gli applausi. Allora, quando si lavora bene onestamente, vede che la gente approva, ecco. Passiamo agli interventi dei condomini, ecco. La signora Cardone, c'è ancora la Cardone? Non lo so, qua in mezzo come fa? È là in fondo, ecco. Ah. La signora Cardone chiede formalmente... Formalmente? Cioè, italiano, sì, no, formalmente è italiano. Formalmente è italiano. Sì. Lei è da molto che ospite qua da noi, diciamo, in Italia, perché... Come in Italia? Sono italiano, sono di Torino io. Ah, ma non si direbbe, adesso di sti tempi. Vabbè, comunque... Come dite voi, scusate, formalmente?
C'è qualche Napoli. Dategli corda, eh. Sì, c'è qualche. Perché cosa c'è qualche Napoli? C'è qualche Napoli in sala. Senta, ma non ascolti, non faccia quella roba lì da razzista che è orribile. C'è qualche Napoli. Ci mancherebbe. Io infatti leggo l'intervento della signora Cardone. Legga l'intervento della signora Cardone. Che chiede, allora, chiede al signor Durango, che è qui in prima fila, di moderare il volume del televisore. Ah, vabbè, questa è una richiesta. Specialmente durante la visione di film pornografici. Durango. Il signor Durango ribatte, sì? Facendo notare che non possiede il televisore. Quindi è tutta roba naturale. Bravo Durango, Lei è la signora Durango? È stanca, vede, è provata. Giustamente. Posso provarla anch'io eventualmente? No, se è provata. Vuol provare Durango lei? No, immagino. No, questo lo lascio a lei. Prego, andiamo avanti col verbale. Allora, andiamo avanti col verbale. Sì. Vedo la gente interessata a questa mia attività di amministratore di condominio. Ma più che tutto sono obbligati a pagare, ormai sono qua. È affascinante, no? Come affascinante? Cioè uno viene qua a parlare italiano. Affascinante non è italiano. Allora è avvincente, non so. Avvincente, però. Guardi, allora tenga affascinante. È affascinante la mia attività. Faccia affascinante. Io ci tengo a dirlo, non faccio questo lavoro per soldi. Ci mancherebbe altro. La mia è una vocazione proprio. Cresta. Lo sanno tutti. La mia è una vocazione. Io anche nella. Prego, si metta comodo. Per forza. Anche nella mia vita privata, così adotto gli stessi criteri dell'amministrazione di condominio. Ah sì? Vabbè, questo mi interessa. Ad esempio, adesso lì con mia moglie ci sarebbe da rifare la facciata. È vero, i davanzali sono tutti sbrecciati, sarebbero da puntellare. Ma abbia un po' rispetto per sua moglie. Per non parlare poi del sottoscala, che ci sono delle infiltrazioni preoccupanti. Ma che schifo, dai, cresta! Ma insomma! No! Formalmente però, ma quello non è affascinante, Disse che c'è da rifare la guaina, io non è che ho detto fate che catramare, tanto ma cosa? Ma scusi, ma catramiamo sua moglie? Ma io, a parte che è già da un bel sono mesi che non vado in quella zona lì a controllare, quindi cioè io non so com'è la situazione, non sono un tecnico, abbia pazienza, comunque. Se vuole andare lei Durango a vedere se c'è da catramare la moglie di... Non so, magari lui riesce... Comunque riesce a tappare qualche falla che c'è. Ma che falla? Ma c'è un minimo di rispetto per sua moglie. Ma io rispetto ce l'ho, tant'è vero che anche lì con mia moglie nel menage familiare adotto gli stessi criteri dell'amministrazione di condominio. Nel menage? Nel menage, certamente. Cioè, le decisioni vengono prese a maggioranza più uno. Siamo solo due. Sì, appunto, infatti. Infatti sono tre anni casciulanè, come si suol dire. Beh, tanto sei da catramare. E difatti. Comunque, va bene, lasciamo perdere queste malinconie. Oh. No, delle volte capita, no? Magari mia moglie mi dice una di quelle frasi là un po' così sibilline, no? Magari io sono ancora lì davanti alla televisione, lei è già di là in camera da letto, dice dai, vieni a letto. Io mi presento, ma il giorno dopo. In seconda convocazione. No, ma lei è un pirla, scusi, ma lei è un pirla. Cioè, ma cosa applaudi? È un pirla, ma cresta. Dico solo più questa. L'ultima volta mi ha detto un'altra frase tutta da interpretare, eravamo già lì a letto, dice dai, prendimi tutta. Dico no, un momento, bisogna vedere. Quanti millesimi? È giusto. D'ogni modo, ma lei ha delle difficoltà con la nostra lingua. Vabbè, comunque, ha visto come sono finite le elezioni, no? Ho visto. Le elezioni, quelle lì che abbiamo fatto ultimamente, quelle del caposcala, no? Ecco, allora, rendiamo noti i dati delle elezioni del caposcala. Sentiamo. Allora, Brambilla, 7 voti. Vabbè. Pautasso, 8 voti. Ah. Esposito, 19 voti. Ah, Esposito. Ecco, risulta eletto, ovviamente a termini di regolamento, Pautasso. Ecco, molto bene. No, scusi. Allora, scusi, io leggo. Brambilla, 7 voti. Pautasso, 8. Esposito, 19 voti. Mi dice come può essere che c'è Pautasso? No, non ha capito. Lei non ha visto bene qua il regolamento.
il candidato dovrà presentare regolare certificato di non meridionalità. No, lei è un razzista, lo sa. Ma lo sa che lei è un razzista? No, allora io ci tengo a questa cosa, a non passare per quello che non sono. No, no, lei è un razzista, che passa per non... Io ho un amore sconfinato nei confronti dei nostri cari amici meridionali, diciamo. Oh. Ecco, io sono stato uno dei più grandi allevatori, devo ma dire. Ma che cazzo, ma cosa dice? Cresta! Allora io no, scusi, allevatori, ma... Io già negli anni 90 allevavo il foggiano a pelo raso. Ma che cosa ti... Ma cosa... Ma lei si rende il foggiano a pelo raso? Avevo una voliera meravigliosa che... Ma che voliera? Ma cosa mi metti meridione alla voliera? Certamente, perché se volano tranquilli così liberi gli viene il pelo più lissio, più bello. Lissio, certamente. No, lei è un razzista, scusi se no, glielo dico. Voglio... Lei è un razzista, veramente. Anzi qua rischia. Quanti meridioni... Scusi, quanti... Senza ma... Non veramente. Credo. Alzino la mano i meridionali. Lei le prende stasera, Cresta? Lei le prende secche? No, scusate. Allora, chiedo scusa. All'organizzazione, ma allora il terror detector funziona o no? Perché... ma che terror, ma Cresta, ma non battete, ma testa è disattivato, cioè... ma come dice, ma Cresta, ma veramente, no, ma attenzione. Allora io ho detto vengo, affitto la sala, ma ci va almeno il terror detector, perché sennò... No, ma veramente, ma lei mi fa paura. Ma comunque a me va bene lo stesso, ci mancherebbe altro, io sono un grandissimo appassionato, un amatore sono. Ma, che una, ma scusi, un amatore di me, ma certamente, pazienza. Ma io allora voglio dirlo, io ho fatto una raccolta firme già fin dal 1999 per vietare i combattimenti fra meridionali. Cresta, ma cosa i combattimenti tra meridionali? Certamente, no, che sa cos'è? Che oltre a essere sgradevoli da vedere, rafforzano la razza. E a me... Cresta, ma lei qua ma le prende stasera? Ma lei è un razzista? Ma sì, la no, parola allora, vera... Questa cosa qua non ci sto, ci mancherebbe altro. Io tanti di quegli anni sono stato in vacanza giù ai mari del sud. Oh, e beh, allora? Sono stato benissimo. Io l'anno scorso, ad esempio, ho affittato un mese intero giù al sud. Oh. Sono stato giù a Savona, è stato bellissimo. Savona? Ma il sud è giù Capri, la Sicilia, Palermo, il Gargano. Quello è sud, che Savona? No, vabbè, allora lei parla di fare il safari, cioè, da giovane lo facevo io il safari, poi adesso capisce con l'età le piste là è tutto sconnesso, io francamente non me la sento. Io non ho parole, Cresta. Poi sa cos'è il problema? Che siccome mia moglie è bionda, sa, in quelle zone lì uno va, poi lì cominciano a offrire 10 cammelli, 20 cammelli. Ma dove cammelli. Cazzo va lei giù? Dove è andato? Non è neanche tanto per mia moglie, è che mi dispiace per il cammello che qua a Torino. Qua a Torino patisse. E il cammello patisse. Comunque, voglio fugare ogni dubbio. Questa cosa qui ho già capito che lei è infastidito da sto termine. Ma sì, mi dà fastidio, è brutto meridionale. Non va bene. Non le piace. Siamo nel 2016 tra un po'. Cambiamo il termine. Oh. Allora, diciamo i nostri cari amici, quelli che... Ma dai, va spettacolo. Lo fa smetta questi luoghi comuni. Allora, cambiamo. I nostri cari amici, diciamo, quelli del mezzogiorno. Va bene. Anche perché prima di quell'ora non si alzano, quindi... Ma la smetta di fare battute. No, è vero. Allora, cambiamo i nostri amici diversamente settentrionali. Ecco. Vede, questo va bene, ecco. Comunque, sì, mi dica. Sento un attimo vibrare qua. Chiedo scusa. Sento vibrare il cellulare un attimo. Ti vuoi sbrigare che la cena è pronta? Per piacere, che qua le orecchiette se si lasciano sul fuoco troppo tempo si fa un babocchione, ti vuoi sbrigare? Cresta! Niente, ha messo giù. Scusi, ma sbaglio ho sentito una voce, ma era sua moglie? Ed è meridionale? No, rimarrebbe, sì, no, effettivamente, rimarrebbe, sì, alla lontana, ma sarebbe mia moglie, sì, è vero. Sì, ma è meridionale. Lo so, ma se uno vuole mangiare un po' bene è l'unico modo, guardi, non ci sono altri modi. Ma cosa dice? A me piace mangiare. Ho capito, senta, però questa cosa dobbiamo metterla a fondo, cioè andiamo a fondo di sta cosa. Grazie a Bertone Villata!